Fino a 5 minuti fa abbiamo discusso di cose che per me personalmente sono state interessantissime e hanno aperto molti orizzonti. Di che cosa abbiamo discusso? Veramente in grandissima sintesi, per poi entrare nel merito. C'è questa vulgata che dice, no? Siccome questi politici sono tutti cattivi, fanno tante mascalzonate, c'è la crisi della politica e quindi c'è questa idea che dice se uno ci mette delle persone oneste non c'è più la crisi della politica. In realtà non è così, perché le mascalzonate ci sono perché la politica non funziona, cioè bisogna rovesciare il rapporto tra causa e effetto, e non funziona perché non riesce a dar conto della ricchezza, complessità, variabilità del mondo attuale, e non ci riesce perché è organizzata secondo modelli, formati e con strumenti che non sono adeguati a interagire, a funzionare con questa ricchezza di mondo. Proprio per questo, perché naturalmente quando c'è un problema di questo tipo i vuoti vengono riempiti, ci sono attualmente dei cantieri aperti, dei cantieri che stanno lavorando proprio sul formato della politica, non solo dei partiti tradizionali che magari si occupano della rete usando sul web come si usa la televisione, no? Quindi facendo broadcasting, ma invece partiti, ma soprattutto movimenti, partiti nuovi, forme nuove di organizzazione. Di là abbiamo visto alcune esperienze, alcuni esperimenti in corso, alcuni cantieri aperti di strumenti, in particolare di uno strumento che si chiama Liquid Feedback, che è una piattaforma per organizzare la vita politica, e addirittura di forme codificate di organizzazione, di statuti politici che si plasticamente si plasmano sullo strumento e sulla piattaforma. E questo è stato il caso del Partito Pirata Italiano, che si è dato uno statuto qualche mese fa, che è addirittura uno statuto liquido. Abbiamo altri cantieri aperti, il caso politico più eccitante del momento, il Movimento 5 Stelle, ha addirittura una cosa che si chiama non statuto. Qui abbiamo Vittorio Bertola che è un consigliere di questa nuova forma politica. Alcuni dicono che invece no, non è una forma nuova, ma comunque è una delle cose che discuteremo con lui. Che sta e ha usato la rete, sta provando a usarla e sta discutendo proprio come usare, mi correggerai se dico cose inesatte, questa piattaforma Liquid Feed, anzi si stanno accapigliando al loro interno su quale piattaforma usare e se è l'uso della piattaforma che garantisce la democrazia interna di questo esperimento politico. E questo è a livello della azione, dell'attività della politica. Poi c'è subito un altro livello, e che è quello che una volta che poi i politici vengono eletti, c'è il livello del funzionamento delle assemblee elettive. E quindi nel momento in cui si decidono le leggi, e qui c'è quindi altre esperienze e usi di piattaforme che non solo per l'azione politica, ma per il rapporto con le assemblee elettive. Qui Fiorella De Cindio della rete civica milanese ci ha raccontato esperienze e cose in questo senso. E poi addirittura ci sono esperienze di governo, cioè, che hanno vinto le elezioni, solo sono stati eletti, ma hanno vinto le elezioni e governano, e che nell'azione di governo provano a usare strumenti nuovi. E questo è il caso di cui discuteremo in questi giorni, per esempio della consultazione aperta sul documento che il governo porterà a Baku, all'IGF mondiale con i diaschelli. Qui ci sono
le persone nel MIUR che stanno gestendo questa esperienza con un'altra piattaforma che si chiama IdeaScale. Allora, questo è il tema. Per cominciare a parlarne, per riprendere a parlarne, io chiederei a Vittorio di intervenire. Grazie a tutti, buonasera. Non so se è il caso di presentarmi un minimo, penso che ci conosciamo quasi tutti, ma nel caso io appunto mi chiamo Vittorio Bertolla, sono torinese e mi sono occupato di partecipazione online molto prima di fare politica, per cui già ormai direi da una quindicina d'anni mi sono occupato di, in particolare dell'amministrazione di internet a livello internazionale, partecipando anche a quello che è stato forse il primo esperimento di democrazia online globale, anche se in maniera molto limitata, cioè la Constituency at Large di ICANN, con tanto di elezioni, rappresentanti e così via. E poi appunto negli ultimi 4-5 anni, vista anche la situazione dell'Italia, ho deciso di provare a fare poi politica attiva anche a livello locale e quindi sono stato tra i fondatori del Movimento 5 Stelle a Torino, per il quale sono stato candidato e alla fine, un anno e mezzo fa ormai, sono stato candidato sindaco, abbiamo preso più o meno il 5% e quindi sono stato eletto e adesso sono consigliere comunale a Torino, ovviamente di opposizione. E quindi forse la cosa che mi interessa di questa discussione non è tanto il principio su cui siamo tutti d'accordo, cioè sulla premessa che è stata fatta sulla crisi della politica, sulla necessità di nuove forme anche con l'uso della rete, sul cambiamento della struttura del potere generato dall'affermazione di internet, eccetera. Sono cose su cui siamo tutti d'accordo ormai da diversi anni. Forse la cosa più interessante che mi sento di portare è poi il confronto con la realtà. C'è una specie di reality check di quando una persona che crede in questo genere di forme di democrazia si trova poi dentro le istituzioni, quindi in parte a provare a applicarle, in parte a provare a far funzionare le forme tradizionali di democrazia, quindi in particolare un consiglio comunale di una grande città. Questo perché forse le cose che dirò adesso saranno principalmente critiche, ma non perché non creda in questo modello, ma perché forse la cosa più interessante che ho visto sono le difficoltà di questo modello, più che i vantaggi che sono già stati, direi, molto bene esemplificati negli interventi precedenti. Forse partirei dall'esperienza della nostra sperimentazione di Liquid Feedback, che abbiamo provato a fare ormai, abbiamo cominciato un mese e mezzo fa. Come è già stato detto prima, c'è una piattaforma Liquid Feedback del Movimento 5 Stelle messa su dal basso, da uno dei gruppi, e poi come succede da noi un po' su tutte le cose, in maniera orizzontale, sapendo che il gruppo, in questo caso a Bergamo, aveva già installato il suo server, la sua piattaforma, eccetera, invece che installarci la nostra, abbiamo detto ci aprite l'area, e quindi pian piano un discreto numero di città e di gruppi locali del Movimento 5 Stelle hanno cominciato a farsi aprire gli account, le aree, e a capire come funzionava, a vedere se la si poteva utilizzare. E devo dire, da noi la sperimentazione per ora si è fermata prima ancora di cominciare, ma è curioso anche capire perché. Noi abbiamo chiesto di aprire l'area e poi sono andato dai gestori della piattaforma e gli ho detto: bene, adesso io domani magari vi mando 50 indirizzi di mail dei nostri 50 attivisti che hanno voglia di partecipare, poi magari ne manderemo altri, l'apriremo a tutti i cittadini, eccetera. Però vorrei capire una cosa: possiamo nella prima fase vincolare la presentazione di nuove proposte di discussione in modo che siamo soltanto noi consiglieri comunali a metterle, ma non perché voglio far controllare, eccetera, ma perché per fare una sperimentazione efficace voglio scegliere io gli argomenti, in particolare voglio controllare che ci mettiamo a parlare dei problemi comunali su cui vorrei sperimentare il funzionamento e non dei problemi nazionali, perché adesso purtroppo la realtà è che si avvicinano le elezioni politiche e la grande maggioranza dei simpatizzanti, degli attivisti, eccetera, vuol parlare di una sola cosa, cioè come ci si candida al Parlamento, come faremo le liste nazionali, che programma presentiamo alle elezioni nazionali, che è ovviamente una discussione importante, eccetera, ma non è quella che interessava sperimentare a noi. Noi interessa sperimentare, per esempio, per citarne uno che magari chi è di Torino conosce, in discussione se dobbiamo installare una ruota panoramica nel Parco del Valentino per far vedere la città dall'alto ai turisti, ci sono posizioni molto diverse, proviamo a elaborare insieme una posizione su questo tema, sulla tutela dei parchi storici, eccetera. E quindi noi abbiamo chiesto se almeno come sperimentazione, prima di aprire tutto, si potesse mettere nella piattaforma questa limitazione di prevedere che soltanto alcune persone potessero creare nuove discussioni. Ovviamente la risposta è stata no, ma non è stata solo no, cioè la cosa che mi ha colpito di questa cosa è che è stato un no ideologico, nel senso che la risposta è stata: tutti abbiamo diritto di presentare le nostre proposte, tutti siamo uguali, questa piattaforma è ideologicamente costruita per questo scopo, non la potete limitare, anzi se la limitate perché volete comandare, volete fare i capi, eccetera, eccetera, e quindi no, assolutamente, noi non permetteremo l'uso del nostro server in questo modo.
E quindi lì la cosa si era nata, nel senso che poi adesso stiamo discutendo tra noi se andare avanti lo stesso, come fare, eccetera. Per cui, da una parte forse anche un problema di strumento, effettivamente forse non era lo strumento adatto a fare la cosa che avevamo noi esattamente in testa. Dall'altra, uno dei problemi che succede quando si approccia a questo argomento poi nella politica reale è l'approccio ideologico che c'è dietro, cioè diciamo anche un po' massimalista. Un altro dei problemi a cui ci siamo trovati di fronte è stato l'uso strumentale che alcuni fanno di queste tecnologie. Cioè, se avete letto i giornali, magari se vi interessate, c'è stata una forte discussione al nostro interno, iniziata dal consigliere regionale, da un altro, eccetera, proprio sulla gestione a livello nazionale, sulla formazione delle regole interne di questo famoso non statuto e così via. E queste due persone, che fino a un minuto prima non avevano mai contestato né il modo di gestione, né avevano detto ci serve la democrazia liquida, né ci serve, da un minuto dopo sono diventate grandi sostenitori della democrazia liquida, in maniera che a me è sembrata piuttosto strumentale. Cioè, come dire, adesso vogliamo contestare il modo in cui è funzionato fino ad ora, che ci è sempre andato bene, quindi diciamo che ci serve la democrazia liquida. E questa è anche un'altra cosa che purtroppo viene fuori, cioè che spesso, specialmente quando si parla poi a livello politico, diciamo, di persone che ricoprono già delle determinate cariche, ed è vero che la politica, man mano che arrivi dentro, rischia di corrompere un po' la tua visione del mondo, più queste discussioni diventano strumentali, come sono sempre state tutte le discussioni sulle regole interne dei partiti. Perché se poi uno va a vedere la discussione sulle regole delle primarie del Partito Democratico, è esattamente la stessa cosa. Cioè, magari uno sostiene un punto di vista, uno sostiene un altro, ma di solito, almeno in Italia, la posizione è funzionale agli interessi della persona che li sostiene, più che alla posizione vera e propria in termini ideologici. E questo purtroppo rischia di essere anche uno dei problemi nell'affermazione di queste piattaforme, quando in ballo comincia a esserci appunto non vorrei dire del potere, che sembra una brutta parola, però insomma comunque delle posizioni interessanti. E poi appunto l'altra paura che onestamente abbiamo di fronte a una piattaforma del genere è appunto la dispersione, cioè il fatto che la vita istituzionale di un consigliere comunale, io ogni settimana ho una trentina di ore di commissioni più il consiglio comunale, faccio mi sembra 11-12 sedute di commissione, ognuna delle quali ha uno, due, tre argomenti all'ordine del giorno. Quindi a me servirebbe avere un aiuto, una posizione, una cosa sull'argomento che dovrò discutere dopodomani. Se io lo metto su un forum, ma quella roba lì si perde perché tutti hanno cominciato a discutere di una roba che magari non è neanche l'ordine del giorno o non è nemmeno di competenza comunale, la piattaforma diventa forse più dannosa che utile. Diventa quasi una perdita di tempo per me preparare e spiegare la questione, eccetera, per poi più che ricevere indietro un contributo efficace, ricevere indietro, se non rumore, insomma, qualcosa che non mi serve in quel momento. E questo è legato proprio alla peculiarità del fatto di provare a usare la democrazia liquida in un sistema basato sulla democrazia rappresentativa, e la convivenza delle due cose non è per niente semplice. E quindi appunto c'è. E poi l'altra cosa che si diceva, ecco, che ho sentito dire prima, appunto proprio da lui, sulla questione delle persone che arrivano e si registrano, si creano gli account, eccetera. Noi abbiamo un caso reale, cioè 2 o 3 giorni fa ci è stato segnalato un SMS che l'ex segretario regionale della UIL Trasporti del Piemonte ha mandato a tutti i suoi contatti, non sappiamo quanti, però essendo un ex segretario regionale del sindacato parecchi, in particolare in GTT, che è l'azienda dei trasporti di Torino, un SMS che in 160 caratteri diceva: se volete sostenere la mia candidatura al Parlamento del Movimento 5 Stelle, mandate fotocopie della vostra carta d'identità a questa mail. E ovviamente penso con l'intento di prendere queste carte d'identità, registrare gli account. Noi abbiamo adesso una piattaforma di partecipazione, che è quella che useremo per definire le liste dei candidati del programma alle elezioni nazionali, che è basata sulla carta d'identità, per cui c'è una registrazione online e l'invio della scansione della carta d'identità, che è un sistema molto poco sicuro, ma è meglio che niente. Ed è forse, perché poi questo è un altro problema che bisogna tirare fuori, il massimo che puoi chiedere all'italiano medio che vuole partecipare, perché poi un altro dei problemi è che questi strumenti sono alla portata di una fetta crescente della società, perché ormai internet è penetrata per fortuna, ma non alla portata di tutti, per cui c'è già il requisito di dire devi avere un computer. Noi ci rendiamo conto, parlando con le persone tutti i giorni, che non è così facile, e continuiamo a avere persone specialmente di una certa età, magari che sono bravissime, magari presidenti di associazione, di un comitato di quartiere, eccetera, che arrivano con pile di carta così, di atti che sono studiati, con questioni importanti di competenza comunale, ma non hanno un'email e non hanno la minima idea di come digitalizzare un documento, figuriamoci partecipare online, condividere, votare online. E quindi, per quanto noi crediamo, ce l'abbiamo anche nel programma, che sia necessario che le istituzioni facciano un corso di alfabetizzazione online, compresa alfabetizzazione della democrazia online, però in questo momento questa è la situazione. Quindi poi chi deve progettare un sistema di partecipazione si trova anche di fronte al dubbio se
utilizzarla, se lasciar perdere questa fetta della società, o se ridurre un po' le barriere all'ingresso e trovare il modo di far partecipare anche queste persone. E, cosa che appunto è oggettivamente difficile. Quindi forse la sensazione che io ho avuto è che queste piattaforme vadano molto bene dove sono state usate, ad esempio noi l'ho usato il Movimento 5 Stelle in Sicilia per scrivere il programma elettorale, per scrivere un programma elettorale secondo me sono meravigliose. Per la gestione del rapporto di tutti i giorni, di una volta che uno è eletto, dipende, nel senso che probabilmente sulle grandi questioni di indirizzo, dove si deve magari elaborare una posizione, dove magari c'è anche il tempo, magari anche per un lavoro parlamentare, dove magari un progetto di legge impiega dei mesi da quando parte, quando arriva alla fine, può essere interessante. Per l'amministrazione spicciola, magari della delibera o della determina che concede in uso la bocciofila di quartiere all'associazione tal dei tali, magari che ti arriva una volta su cui devi esprimerti entro 30 minuti che finisce la seduta e poi si passa a qualcos'altro, su quelle cose lì è più difficile. Quindi forse lì il meccanismo della delega può ancora essere funzionale. Anche se da noi, nel Movimento 5 Stelle, ci sono alcune posizioni piuttosto radicali che anzi si sono lamentate di liquid feedback perché ci sono le deleghe. Per cui una parte dei nostri gruppi pensano che non dovrebbero esserci le deleghe, che le persone anzi dovrebbero partecipare regolarmente, se no perdono il diritto a partecipare, e quindi andare verso una forma di democrazia sostanzialmente diretta, la quale però ha il problema che di solito dopo che applichi queste regole ti ritrovi in 5 o in 10. Per cui anche qui di nuovo, come dicevamo prima, c'è da capire qual è il trade-off, e secondo me il trade-off è legato appunto alla complessità e all'importanza della questione, quindi su grandi questioni magari c'è più partecipazione e su questioni più specialistiche magari va anche bene che le trattino 5 persone magari specializzate nella sostanza. L'ultima cosa che volevo dire, ce ne sono ancora alcune. Intanto bisogna dimostrare l'utilità di queste cose, cioè la democrazia è un grande fine, eccetera. Però io prima di venire qui ho passato delle ore in consiglio comunale a ascoltare i lavoratori di aziende ex pubbliche che hanno perso il posto perché l'azienda è chiusa, il comune non ha i soldi per finanziarle, cose del genere. E lì non c'era, la questione non era di discutere cosa fare. Se chiedevi alle persone in sala, tutti dicevano vogliamo che il comune ci assuma. Cioè non c'era bisogno di un processo deliberativo online. Oppure in alternativa, che so, io ho una variante urbanistica e me la studio, me la devo studiare, cioè il progetto per metterlo su liquid feedback potrebbe essere, uno se la studia, la digerisce, capisce come funziona, la traduce in una roba magari di una pagina che sia comprensibile anche a chi non è un esperto di urbanistica, dopodiché la mette online e discutiamo online che posizione prendere. Però paradossalmente la posizione che dobbiamo prendere noi di solito è già nota a priori, nel senso che noi ci siamo presentati alle elezioni con un programma che diceva no alla cementificazione, siamo contrari alle nuove costruzioni, ad esempio su terreni vergini, cose del genere. Quindi il problema lì, cioè il lavoro che serve per essere efficaci nella politica non è il lavoro di deliberazione online, è il lavoro prima di qualcuno che si prende la questione, se la studi, la capisca e la sappia spiegare. E quella è una cosa che Liquid Feedback onestamente finora non risolve, almeno nella mia esperienza. Poi può darsi che trovi un esperto, eccetera, però la mia esperienza è stata che online c'è grande partecipazione su questioni forse semplici o magari astraibili a altro livello, dove tutti hanno un'opinione. Quando proponi temi più specifici, anzi, per dire, io ho postato una questione sui diritti al matrimonio tra coppie omosessuali e sotto mi hanno risposto in 3, di cui 2 mi hanno detto è una perdita di tempo, vai a trovare qualcuno che ruba, perché a noi interessa che tu vai a trovare qualcuno che ruba, cioè testuale. Quindi bisogna anche capire che le aspettative delle persone spesso sono anche di questo genere, cioè non tutti hanno l'aspettativa di partecipare continuamente, eccetera. E quindi a quel punto ci si pone il problema democratico di, cioè ci sono le due vie, si può dire chi non partecipa vale 0, cosa che ultimamente stiamo cominciando a ripetere anche noi, o si può dire in certi casi però anche chi non partecipa ma comunque ha un interesse deve essere consultato, e quindi magari dovessimo decidere se uscire dall'euro, magari è il caso di fare un referendum nazionale in cui tutti possono votare e non soltanto quelli che hanno partecipato regolarmente online a una discussione. Però anche queste sono posizioni discutibili, ci sono teorie diverse al riguardo. E credo di aver detto più o meno tutto, sì. Ah, volevo commentare una cosa che ho letto nelle slide, cioè sul fatto che chi viene eletto poi sparisca, non partecipi più, cambia atteggiamento, abbia timore di delegare. In parte è vero, devo dire in parte l'ho scoperto sulla mia pelle, che è legato alla posizione, cioè quando ti trovi dall'altra parte succede che cominci a realizzare che le cose sono diverse da come pensavi e che alcuni problemi ci sono. A parte il problema pratico che qualunque cosa io decida in un consiglio comunale sono io che ne rispondo in sede civile e penale, per cui se possiamo anche fare un voto online di 100 persone che mi dicono vota in quel modo lì, ma se quel modo lì è illegale, per esempio,
io non posso votarlo, o se lo voto rischio io personalmente, non le 100 persone che hanno votato online, di ricevere la richiesta di danni o di venire anche addirittura di venire processato. Per cui, di nuovo, c'è il problema di come far entrare una cosa del genere in un sistema di democrazia rappresentativa in cui addirittura è esplicitamente vietato vincolare il mandato degli eletti. Per cui noi abbiamo firmato tutti, prima di essere candidati, un impegno etico che ho scritto io, in cui ci vincoliamo a seguire il programma, a fare quello che discutiamo col gruppo, a consultare tutti, a raccontare quello che facciamo, a dimetterci ogni 6 mesi, farci valutare se abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, se abbiamo fatto male andarcene, cose del genere, però è un impegno morale. Per la legge italiana è vietato fare un impegno di quel genere in maniera vincolante. E quindi chiaramente far entrare un sistema di democrazia liquida dentro un framework legale e costituzionale fatto in questo modo è una cosa non particolarmente facile. Però appunto credo che il timore delle gare è vero, sia legato a quello, sia legato, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, anche alla difficoltà di avere il tempo anche solo di raccontare le cose che faccio. Per cui dipende molto dalla posizione in cui uno si trova, dalle risorse che ha alle spalle, però cioè, come c'è il problema del politico che magari non ci mette abbastanza energia nel far partecipare le persone, c'è il problema di tutti gli altri che magari non ci mettono abbastanza energia nel costruire l'ambiente, gli strumenti, eccetera, per cui il politico possa partecipare. Poi dopodiché il 90% dei politici non gliene frega niente di partecipare e quindi in quel caso lì non c'è la volontà iniziale. Grazie Vittorio. Adesso c'è un'esperienza che sta facendo il governo di chiamare l'intelligenza sociale sulla rete a contribuire al formarsi della posizione ufficiale del governo che verrà presentata a Baku nell'IGF mondiale. Questa esperienza la stanno promuovendo e gestendo Damien Lanfrey e Donatella Solda Kuzma, che ce ne parleranno. Ah, sì. Sì. Io... Naturalmente potete parlare anche di tutto il resto. Infatti parliamo di quello che vogliamo noi. Io vorrei parlare di tutta l'idea di partecipazione che abbiamo cercato di portare all'interno del MIUR, che goes well beyond la consultazione sui GF, che ha curato Stefania Milan, che non è qui perché è a Toronto, però è chiaramente ha lavorato più lei su questa cosa. Noi abbiamo lavorato su altre cose molto simili, quindi possiamo comunque parlare, tirare qualche somma e analizzare anche un po' i processi. Mi fa molto piacere che abbia parlato Vittorio prima di noi, perché ha detto delle cose molto intelligenti sulla complessità della partecipazione, che può dire solo chi si è sbattuto per 5 anni per cercare di fare partecipazione. E lo so perché io ho fatto una tesi di dottorato sul Movimento 5 Stelle, forse lui non lo sa, però... E tra l'altro non credo nessun altro l'abbia fatto, almeno io l'ho finita 2 anni fa, quindi mi ero interessato quando loro ancora erano dei pischelli locali che però lavoravano molto bene ed è dove si sono guadagnati la fiducia delle persone, perché un conto è il 60% di Pizzarotti e un conto invece era come sono arrivati dallo 0 al 3%, quella è stata la cosa più importante che hanno fatto, non come arrivare dal 3 al... Sono assolutamente convinto di questa cosa e quindi credo che già questo abbia sintetizzato una parte delle cose che volevo dire anche io, perché alla fine questo è un problema di scala, cioè un problema di come arrivare, perché fare politica locale e fare politica nazionale o amministrazione nazionale è un bel salto di scala e non è numerico, ma è un salto di complessità enorme che possiamo declinare in tante maniere diverse. Io proverò a declinare in una serie di problemi, parlando anche di problemi dei nostri casi, anche di opportunità, ma anche di problemi. Prima hai detto che siamo stati eletti, perché non è esattamente così, però, no. Perché questo fa una grossa differenza tra... che non è stato eletto. No, perché fa una enorme differenza a livello di... contenuti però della questione. Siete stati votati dagli eletti, quindi... A me mi ha assunto Profumo con un CV, e... semplifichiamo la questione, no, che è non, meglio. Non ah, ok. poi, ma fosse lui, poverino. E poi, giustamente, si tende ad... bisogna stare anche attenti al target che si ha quando si fanno le comparazioni. Cioè, se vogliamo fare delle comparazioni utili, non compariamo sempre solo il politico più scarso e corrotto con il cittadino più bravo e virtuoso. Proviamo a comparare anche un'amministrazione grande
complessa, scarsa, ma anche molto virtuosa in certe parti, come il MIUR, che ha dei problemi enormi organizzativi all'interno, perché conoscerla potrebbe darci più soluzioni che andare a parlare con Casini, Profumo o altre persone, perché anche queste persone prendono decisioni al loro interno. Cioè, attenzione anche agli obiettivi delle nostre azioni o delle azioni in generale di chi fa attivismo, di chi fa politica o di chi vuole influenzare le amministrazioni, perché a volte parlare con gli interlocutori giusti, con gli operativi, può fare più la differenza che parlare con i politici, che comunque hanno, a mio avviso, una funzione di utilità ben precisa che è diversa da quella di un amministratore. Io la prima cosa che ho capito lavorando al Ministero è che un politico, io non ho incontrato un politico in 10 mesi di lavoro, però ho conosciuto tutte le persone che lavorano al MIUR da 20 anni. Sono due classi di utenti completamente diversi con cui interagire. Immagino tu abbia conosciuto amministrazioni comunali magari anche bravissimi, che magari hanno preso badilate di offese negli anni, però magari sono bravissimi e lavorano, e ci sono magari politici molto amati che arrivano e in realtà non fanno niente. Quindi insomma, cominciamo a capire anche il target di riferimento a cui riferirci, perché questo può fare molta differenza sulle battaglie che facciamo, e lo dice uno che ha studiato movimenti sociali. Parliamo adesso delle nostre cose, e abbiamo usato Idea Scale, che, come giustamente ha detto Fiorella, è uno strumento chiaramente limitato. Abbiamo usato Idea Scale in un paio di ormai 3 esercizi di consultazione, perché c'è anche da considerare la discussione social sull'agenda digitale. Non vorremmo dirvi come è emersa semplicemente per una nostra reazione personale interna ad una consultazione strutturata organizzata dal governo che non ci piaceva, e allora abbiamo, non potendo agire su quella, abbiamo detto facciamone un'altra che magari tira fuori qualcosa, e effettivamente in parte è stato così. Quell'esercizio o quella pratica, più che esercizio, ha tanti limiti, così come ne ha la consultazione su IGF, così come ne ha la consultazione su Horizon 2020 Italy, che è partita da pochi giorni, cioè sul sistema della ricerca italiano. Cercherò di declinare anche sia le opportunità che i problemi, perché ci può aiutare operativamente. Allora, intanto si parla sempre di deficit di partecipazione, di democrazia dalla parte, adesso sto parlando proprio da pubblica amministrazione, come se ci lavorassi da 50, vabbè. Deficit di partecipazione da parte di chi è amministratore. Anche i cittadini non è che proprio certe volte abbiano voglia di partecipare. Io ho spammato il mondo intero per ottenere 400 utenti su Horizon in 10 giorni, che è un bel risultato, però su 400 persone. Io avrò mandato più di 400 mail, sto scherzando. Quindi il rapporto non è un granché. Mi intriga questa cosa, perché Monti aveva lanciato la consultazione sulla spending review con un formettino e una mail, e sono arrivate 90.000 mail in 2 giorni. Noi, perché facciamo uno spazio, abbiamo aperto uno spazio pubblico, sì, il tema è diverso, però abbiamo aperto uno spazio pubblico e trasparente. Sì, non è confrontabile, però uno è delatorio e l'altro non è confrontabile, però vorrei fare un punto che se apri uno spazio pubblico e trasparente, imponi alle persone di argomentare le proprie idee davanti agli altri, e questa è una cosa molto diversa che aprire un questionario, dare un campo chiuso e lasciare alla persona scrivere probabilmente cose che non cambiano il mondo, però comunque un punto di vista che è chiaramente diverso da un punto di vista aggregato. Quindi IdeaScale, nei suoi limiti, fa già 10 cose in più di quanto non faccia un questionario normale, perché rispetto a una risposta aperta di un questionario può chiaramente generarmi interazione, partecipazione. Su IdeaScale, ricordiamo, la gente nel contesto dell'agenda digitale ha fatto una cosa bellissima, ha migliorato e perfezionato le proprie idee sulla base dei commenti degli altri, quindi un minimo di deliberazione su IdeaScale riesce ad avvenire, anche se ovviamente lo strumento è limitato, però per i nostri fini era chiaramente già qualcosa in più di quello che ci aspettavamo, e quindi questo è già un risultato. Il punto però è che, imponendo alle persone di parlare davanti a tutti, di argomentare, e questa è una questione molto difficile, come Habermas dice sempre, argomentarsi
davanti agli altri, una capacità che purtroppo non tutti hanno, e chiaramente deliberare e argomentare, essere soggetto a critiche, magari essere aperto a modificare le proprie idee, è un'abilità che evidentemente tutti non hanno o semplicemente non hanno ancora sviluppato. Quindi vogliamo parlare di cultura della partecipazione, credo che si debba parlare anche di cultura della partecipazione o comunque di quello che stiamo cercando di fare, cioè di abituare le persone al fatto di essere consultate e prese in considerazione seriamente. Non è facile convincere le persone a questo, ovviamente servono anche i fatti, ma serve chiaramente anche abituare le persone. Quindi noi stiamo cercando di massimizzare, di aggregare. Sarebbe bello avere proprio uno zoccolo duro di cittadini che comincia a partecipare a una prima consultazione, che viene invitata a un esercizio successivo che può essere aggregato, perché questo ovviamente, come tutti sapete, tutti questi strumenti migliorano se aumenta l'utilizzo e se aumenta la base di utilizzo. Quindi questo è un primo punto. Io trovo che questa forma di partecipazione sia molto costosa, come time consuming, molto, molto complessa, difficile, come tutte le forme di partecipazione che avete menzionato, anche l'idea di interagire in liquid feedback e di parlare di questioni organizzative molto complesse, o andate a chiedere a qualunque del Movimento 5 Stelle quanto tempo devono spendere per organizzare quello che fanno e se vogliono farlo soprattutto in una maniera aperta e coinvolgente. La partecipazione è molto costosa e Rogers dice engagement generates engagement, quindi serve a spendere una marea di tempo per ingaggiare queste persone, perché se lo fai effettivamente migliora la qualità dei loro contributi, migliora la probabilità che dicano qualcosa di interessante e, come scriviamo noi sui nostri spazi, migliora la probabilità di essere considerato in materia di policy, nonostante chiaramente la policy a livello nazionale abbia dei gradi di complessità che scalino rispetto a altre policy. Poi parlerei non solo di metodologie, ovvero di perfezionare il metodo di partecipazione, che è un esercizio fantastico che dobbiamo fare, e anche di piattaforme, su cui sono interessatissimo anch'io, ma di processi che partano da input, quindi appunto la famosa cultura della partecipazione, ma anche quello che succede, anche gli open data, ma anche semplicemente un lavoro di ricognizione dell'esistente. Metodo, quindi metodo e anche piattaforme, ma anche output e quindi tailoring del metodo rispetto all'output. Ovviamente, come giustamente diceva, l'ideale sarebbe avere metodi di partecipazione che possano essere adattivi o adattati al tipo di output che si vuole generare, anche se provo a fare questa domanda provocatoria: secondo voi qual è il metodo partecipativo migliore per scrivere il discorso del ministro 5 minuti prima che vada in televisione? Perché magari, perché lì l'unico metodo che mi viene in mente è dirgli le cose, non credo di riuscire a telefonare a qualcuno. Chiaramente la risposta è non dovrebbe essere così, però il tempo, loro il problema della televisione ce l'ha, loro hanno il problema della complessità della scala, cioè di cosa vuol dire arrivare a livello nazionale, cosa vuol dire quando in 5 minuti devi poter dire tutto, devi riassumere il pensiero di 100.000 persone o di molte di più potenzialmente. Quindi anche questa è una questione. Quindi in generale a livello teorico direi ragionare sull'output, cioè l'output sia della consultazione sia dell'esercizio di partecipazione. Ovviamente, altro problema, tutti questi esercizi o questi strumenti privilegiano un certo tipo di forma di openness. Ovviamente IdeaScale è particolarmente soggetto a questo problema, cioè è uno strumento aperto, e essendo aperto è soggetto a tutti i problemi dell'apertura, ovvero se io ho 150 utenti che entrano e dicono che il problema della canapa in questo momento è il problema più importante per il sistema della ricerca italiano, evidentemente l'idea sale ed è considerata in questo momento, non dico che mi, tra virgolette, sporca lo spazio, perché è giusto che facciano quello che vogliono fare, però ci è successo in tutti i momenti, ci è successo anche con l'agenda digitale, in cui il giorno prima della chiusura dell'agenda digitale
non so, 150 dipendenti di GPA hanno scritto, hanno postato l'idea perché creare una nuova agenzia digitale, per esempio. Ovviamente in 5 minuti è diventata la seconda idea più votata in una categoria. Quindi questa forma di openness è chiaramente legata e vincolata a un problema, come si dice, ineliminabile della società, cioè la diversità di interessi e anche la diversità di intensità degli interessi tra i cittadini, soprattutto di intensità. E quindi anche lì il problema di partecipazione è legato alla diversità di intensità, sia delle issue che però degli interessi dei cittadini. E come si risolve questo? In alcune piattaforme si risolve con la certificazione dell'identità, o comunque che è un problema cruciale, nodale. Io mi ricordo, leggevo le conversazioni dei Movimento 5 Stelle sul gruppo degli organizer, il famoso gruppo 533, e una della conversazione più grossa era se mettere la foto o no legata all'account su meetup.com. E il fatto che questo sia una discussione non è strano, il fatto che però questo... come si dice, coinvolgesse una discussione enorme che andava avanti da mesi, è un aspetto molto interessante. E quindi il problema della certificazione, che secondo me si risolve semplicemente con una relazione tangibile tra la issue o il tipo di esercizio che stai portando avanti e la fisicità, quindi in questo caso il territorio, e quindi in questo caso con la rete sul territorio. Però questo è un problema che, per esempio, pubbliche amministrazioni centrali avranno sempre più di altre amministrazioni o più di altri gruppi. E cos'altro volevo dire? Della scala l'ho già detto. E l'ultima cosa che voglio dire è che in realtà questi sono discorsi bellissimi, però per la pubblica amministrazione, e ritorno in una certa circolarità, quello che ho detto all'inizio, stiamo parlando di un'amministrazione e quindi di un'organizzazione, e quindi il problema fondamentale è un problema organizzativo. Una pubblica, il MIUR per esempio non ha una redazione web, il MIUR non ha la possibilità di come si dice, ha una redazione che guarda il web, ma non ha una redazione che proattivamente ingaggia il web o che è interessata a quello che succede sempre di più sul web, o semplicemente che comprende il web, che non è una cosa molto semplice, che io lo so studiato, tutti noi e siamo stati presi anche per questo, perché è anni che studiamo queste cose, ma non è per niente semplice andare a spiegare a un dirigente del MIUR che cos'è la partecipazione e come avviene online, quali sono le dinamiche differenti, cosa vuol dire creare, come si diceva prima, cosa vuol dire creare una piattaforma e quanta differenza può fare mettere un link rispetto a un like, rispetto a un'altra cosa, una differenza architetturale enorme che per loro chiaramente non necessariamente è colta. Questo chiama una forma di cambiamento organizzativo che secondo me sarebbe il risultato più tangibile del nostro lavoro al MIUR, che stiamo cercando segretamente di portare anche tramite altre iniziative che adesso non sto a raccontare, che magari ne parlerò sabato, però comunque altre iniziative che invece hanno una relazione con le capacità organizzative del MIUR e quindi anche la capacità di facilitare il lavoro organizzativo del MIUR in maniera molto più tangibile. Allora, adesso magari tu, se vuoi fare un recap di tutte le consultazioni che abbiamo fatto, di come abbiamo fatto anche in 2 secondi e DGF. Molto velocemente, nel caso poi volessimo entrare nello specifico della consultazione IGF, Stefania Milan è in collegamento, ci sta seguendo in streaming, può rispondere lei su domande specifiche per la consultazione IGF. In generale mi sentivo di confermare la mancanza di razionalità nell'utilizzo delle pubbliche amministrazioni nell'utilizzo degli strumenti di consultazione, dovuto a varie ragioni che possono essere quella della mancanza di tempo nella reazione, nell'utilizzo appunto nella scelta, o anche nella mancanza di competenza interna dei soggetti che devono poi predisporre e scegliere gli strumenti più adatti. Ecco per quale motivo
l'introduzione di persone di competenze come quelle di Damien, Stefania nel caso di IGF, hanno probabilmente dal nostro punto di vista portato un cambio di approccio nella gestione di questo genere di processi, e per questo motivo probabilmente nelle varie consultazioni del Ministero dell'Istruzione non sono stati utilizzati i form anonimi che invece sono stati utilizzati dalla Presidenza del Consiglio, ed è probabile che nel prossimissimo futuro l'approccio sia appunto più organico, la via che il Ministro ha iniziato possa essere scalata ad un livello maggiore per un uso più consapevole dello strumento. Questo non significa che si arriverà in tempi brevissimi ad un uso completamente consapevole degli strumenti, ma comunque un'intenzione di utilizzare questi processi in una maniera più rispondente all'output che ci si aspetta, è probabile che sarà realizzato. Nello specifico abbiamo potuto vedere questa evoluzione anche nel Ministero stesso, dalla prima consultazione che c'è stata sul valore del titolo legale, in cui fu utilizzato un strumento appositamente sviluppato ad un costo particolarmente stupefacente dal nostro punto di vista, che non ha avuto necessariamente un ritorno adeguato anche per una comunicazione della consultazione non perfetta, cioè non gestita in maniera coerente, per cui i consultati erano già polarizzati, le opinioni erano particolarmente polarizzate, e quindi non soltanto il questionario non era facilmente, cioè si prestava a essere criticato per un bias di fondo, e la comunicazione intorno alla discussione, alla consultazione, era stata particolarmente orientata su uno delle risposte che ci si attendeva, e quindi diciamo che quella consultazione iniziale ha rivelato una certa ingenuità nell'uso dello strumento. Puoi dire che quello era il caso in cui invece la deliberazione avrebbe fatto, spazio di deliberazione avrebbe fatto guadagnare tantissimo la discussione, perché se hai due interessi polarizzati, allora cerchi di creare uno spazio per far vedere cosa dicono quando si incrociano. Secondo me quello era l'abbiamo proposto, ci hanno detto di no. E per questo motivo appunto si è rivelato l'ingenuità nell'utilizzo, della scelta dello strumento, e per questo probabilmente il fallimento della consultazione stessa. Il secondo step è stata la discussione intorno all'agenda digitale, che abbiamo strutturato seguendo la struttura dei gruppi di lavoro dell'agenda digitale stessa. Abbiamo tentato di essere trasparenti rispetto ai tempi, che erano comunque brevissimi. In realtà poi i tempi si sono allungati, però i tempi che a noi venivano comunicati erano, ci dicevano, il decreto arriverà all'approvazione all'inizio di giugno, cioè si scalava di settimana in settimana, e quindi noi abbiamo appunto aperto secondo un intervallo temporale che poteva apparire molto limitato, però comunque siamo riusciti non soltanto a coinvolgere alcune reti particolarmente rilevanti, che hanno prodotto delle idee che sono state non soltanto in linea con i lavori stessi dei vari gruppi di lavoro, ma che poi comunque sono arrivate all'attenzione dei referenti, sia dei referenti dei gruppi stessi che ai ministri, che hanno, per quello che noi sappiamo, letto e si sono interessati alle idee. Alcune di queste delle persone che hanno partecipato in uno spazio di discussione poi sono state invitate e ascoltate in presenza fisica dai gruppi di lavoro stessi, alcuni erano già stati auditi, e quindi è il documento
il rapporto finale su, con l'analisi dei, con la valutazione della, della discussione pubblica è stato incluso nel rapporto ufficiale dell'agenda digitale, quindi oltre ai lavori che hanno portato al decreto sviluppo, in allegato c'è il rapporto con la valutazione delle idee e la valutazione critica rispetto all'interazione via di social. Il passo successivo è stato la produzione di una consultazione su IGF allo scopo di arrivare con una posizione condivisa per Baku. Stefania Milan si è occupata di produrre un canovaccio di idee che ha circolato internamente per arrivare ad, ad un documento di partenza. Abbiamo valutato in quell'occasione diversi strumenti che potevano essere utilizzati per raccogliere l'interazione. Abbiamo dal semplice Google Doc commentabile e lasciato online, abbiamo pensato alle piattaforme al tipo Comment Neely per organizzare dei commenti specifici su paragrafi del documento. Abbiamo pensato anche ad aprire uno spazio per inviare dei position papers organici in risposta alla documento iniziale, e alla fine abbiamo ritenuto di utilizzare nuovamente Idea Scale, separando per, vista la costituzione del documento stesso, che si prestava, erano un numero di idee, era costituito da un numero di idee piuttosto contenuto, sotto la ventina, e con contenuti ben definiti, abbiamo pensato che potesse comunque prestarsi ad una call for ideas, e quindi abbiamo pensato di utilizzare Idea Scale a questo scopo. Idea Scale, che ha il fattore positivo di facilitare l'analisi del ritorno dell'interazione, visto che i contenuti, l'interazione si auto-ranka in qualche maniera, e quindi facilita la valutazione che deve essere, che in questo caso lo stesso doveva essere fatto in un momento molto breve, cioè in un periodo molto ristretto. Per Horizon 2020 invece, l'ultimissima consultazione lanciata dal ministro l'11 di ottobre, abbiamo invece ricevuto un canovaccio di domande che inizialmente prevedevano numerosi campi aperti, metà di queste prevedevano numerosi campi aperti, e abbiamo noi deciso di scremare, di prendere le domande che si prestavano meglio ad una risposta individuale e estrarre da questo documento di partenza le domande in cui si chiedeva ai partecipanti di segnalare delle buone pratiche o degli incentivi, e quindi gli argomenti in cui l'interazione trasparente e pubblica avrebbe giovato al raggiungimento di un risultato migliore. E quindi abbiamo utilizzato questi due strumenti paralleli. Vi aspetteranno sorprese nei prossimi vi promettiamo di stupirvi nel prossimissimo futuro, e niente, quindi ci proseguiamo con i lavori. La sorpresa riguarda il tema o lo strumento? Quanto tempo abbiamo, Federico? Ancora? Teoricamente un quarto d'ora. Allora, un quarto d'ora. C'era, ecco, io sicuramente una domanda, e poi volevo chiedere a chi aveva partecipato prima, cioè a Fiorella, Curia Nafisi, a Marco, se vogliono fare un ultimo commento sulle cose che sono state dette. No, io volevo chiedere una precisazione di tipo tecnico, perché non sono sicuro di aver capito bene una cosa che ha detto prima Vittorio, cioè se ho capito bene fate avete istituito una specie di registration authority che quindi prende, fa la scansione delle
carte d'identità e quindi certifica l'associazione con carta d'identità e chiamiamola così identità elettronica, ho capito bene? Aspetta, è che avevo delle altre cose. No, c'è. Non c'è più. C'è. No, dicevo, in realtà è diverso, nel senso che per partecipare a questo... Detto che il Movimento 5 Stelle è organizzato a livelli indipendenti, per cui il Comune si organizza come vuole, la Regione organizza come vuole, il livello nazionale. Il livello nazionale è organizzato con un sistema di registrazione per cui tu ti scannerizzi la tua carta d'identità, oggi fai una foto come vuoi, la mandi su un sistema dove hai messo l'account, c'è un operatore che guarda la scansione, controlla che i dati che tu hai dichiarato siano corrispondenti con quelli e che non sembri taroccata a prima vista, in tal caso ti abilita l'account a ulteriori votazioni. È un sistema non particolarmente sicuro, ma già ovviamente più sicuro che non fa niente. Ok, no, non avevo capito bene allora, infatti. Volevo invece dire un'altra questione più di altra natura sulle cose che ho sentito prima e anche in parte sulle cose che ha detto Vittorio stesso. Una delle cose che mi sono sempre chiesto, che a me francamente è piuttosto misteriosa, essendo io uno che l'internet governance in qualche modo la fa, mi sono sempre chiesto come mai quando ci si trova l'IGF si parla di governance, si parla di implementazione di strumenti di consultazione, eccetera, eccetera, non si parla di che cosa viene usato per fare sul serio la governance su internet. Cioè qualcuno di voi sa come funziona internet, cioè come viene di fatto governata? Ho l'impressione che molte persone non lo sappiano. Se mi permettete di fare un veloce riassunto, provo a raccontarlo. Internet viene governata grosso modo da un insieme di, dipende dagli anni, di persone che varia dai 2500 ai 1500, delle volte anche meno di 1000, pazzoidi che si ritrovano un paio di volte l'anno e che si chiamano come associazione IETF, che è un acronimo Internet Engineering Task Force, e che sostanzialmente funziona in un modo relativamente semplice, cioè non c'è nessuna certificazione di identità, non c'è nessuna struttura organizzativa, viene fatto un elenco di problemi che si chiamano BOF, cioè vengono creati gente che fa un elenco di problemi, chi vuole partecipare a quei gruppi che si occupano di quei problemi fanno nascere un gruppo di lavoro, questo gruppo di lavoro lavora con contatti via email, dandosi degli obiettivi, dandosi uno scheduling delle cose. Quello che tirano fuori, come immagino abbiate sentito nominare alla fine del percorso, è una cosa che si chiama prima draft e poi se passa certi step si chiama request for comment, RFC. Ecco, e questo è il modo in cui i policy maker, cioè la gente come me che partecipa a questi gruppi, fa funzionare la rete. Badate bene che quando dico fa funzionare, non lo dico per modo di dire, perché quando io metto in un RFC che per utilizzare quel protocollo si deve usare un certificato X509 piuttosto che una cosa di questo tipo, dico una cosa che impatta nel modo in cui la gente utilizza internet, nel modo in cui la gente la vive, molto di più di quanto non impattano le decisioni che prendi nelle CROES. Quindi è vero che si tratta di questioni apparentemente tecniche e tecnologiche, in realtà sono questioni politiche, sono strumenti decisionali reali, non utilizzano piattaforme di consultazione. Utilizzano piattaforme in cui si discute, si decide e si producono dei risultati, dei documenti che diventano la politica. Io mi rendo conto che ci sono delle differenze ovvie tra questo tipo di processo
e le necessità che inevitabilmente la democrazia, in questo caso si tratta di democrazia diretta, la democrazia rappresentativa evidentemente ha bisogno anche di altri meccanismi, non si può appoggiare solo su meccanismi di questo tipo. Certo è che molti dei problemi che dicevamo prima in questo modo li superi, cioè quanta gente c'è non ha importanza, può esserci però chiunque. Non ci sono neanche i problemi delle cose che salgono e scendono, perché i gruppi sono organizzati in modo specializzato. Io credo che però una cosa è garantita all'interno di questo processo, che è la trasparenza, è la auditabilità e la revisionabilità delle decisioni che prendi. Quindi, secondo me, ci sono diverse cose che andrebbero... tutto quello che si usa in questo caso è semplicemente sono mailing list. Quindi io credo che ci siano delle cose all'interno di questo processo, ragionando proprio sul processo più che sui mezzi, che forse in qualche modo, adesso non scherzo più, secondo me andrebbero riprese all'interno della discussione sui mezzi di partecipazione. Io, nel mio piccolo, io so di essere dovuto, ma dovevo essere molto sintetico, quindi molte cose non le ho potute spiegare, però vorrei porre questo problema all'attenzione e credo che, per l'appunto, si parla di internet governance, si parla, cioè questa è la mia esperienza da legislatore, se volete, nel mio piccolo. Se qualcuno non crede che questa sia politica, lo invito ad andare a guardare su internet una foto di Jonathan Postel. Salve, io volevo semplicemente in un minuto scendere un po' più in profondità, considerato che è saltata la sessione precedente, la conference precedente sulla consultazione pubblica di IGF. E come Giulio sa, insomma, siamo un po' dei veterani su questo punto, ne hanno parlato Damien e Donatella. Io vorrei soltanto sottolineare che c'è tempo fino al 1° novembre per raccogliere tutti i contributi da parte di chi vuole partecipare. Si tratta di un processo molto importante, non solo per i motivi che hanno già illustrato molto bene prima di me, ma anche perché trovandoci noi all'interno dell'Internet Governance Forum è la prima volta che viene messo su un esperimento di questo tipo di consultazione pubblica sui principi generali di Internet. Chi come voi segue i lavori degli Internet Governance Forum da un po' di anni sa che ci sono stati un po' di tentativi in merito, è la prima volta che si riesce a fare. Il 1° novembre è la scadenza, online su IdeaScale si trova la proposta del MIUR, che come diceva Donatella è già stata comunque condivisa e fatta girare, e c'è bisogno del contributo di tutti quanti, anche perché le scadenze sono molto ravvicinate. Baku, cioè l'Internet Governance Forum internazionale, ci sarà dal 6 al 9 novembre prossimo in Azerbaijan, e lì si dovrà portare la posizione italiana o comunque il risultato di questa consultazione. Peraltro la consultazione è stata presentata anche in questi giorni al meeting di ICANN a Toronto, per cui c'è già una grande visibilità e anche un'aspettativa da parte di vari soggetti su quello che poi verrà fuori a seguito della consultazione pubblica che il MIUR ha lanciato. Grazie. Funziona. Sì, io mi ero segnato degli appunti che sicuramente però non riuscirò a
ad andare e spiegare. Allora, evidentemente siamo tutti convenuti che il periodo è florido, tante sperimentazioni, tanti strumenti nuovi, bisogna cercare di adottarli perché il sistema attuale non va bene e sono anche pieni di pecche. Ok, più che prenderne atto io purtroppo non posso fare, e però cercare di ovviare alcuni dei problemi, ma soprattutto cercare di adottarli, secondo me, è molto molto buono e interessante. Noi appunto stiamo cercando di usare il liquid feedback, per ora non abbiamo avuto tutti i problemi che strutture più grosse come ovviamente il 5 Stelle ha avuto in pregresso, si è trovata di fronte, okay? Certo è che anche è molto differente la nostra struttura, okay? È quello che si cercava di ottenere con il liquid feedback. Sicuramente non tantissimo da dire che al primo shot, se non funziona, smettiamo di usarlo. Però ok, è qualcosa che non rimpiazza ovviamente le strutture di governo, ok, la mia politica rappresentativa che ho in questo momento, però potrebbe essere veramente strumento molto molto utile per democrazia diretta, o come chiamiamo noi, in liquida. Ci sono dei casi in cui veramente ha funzionato bene e sta funzionando bene, ok? I tedeschi, per esempio, ok? Lì anche, tanto è vero che lo strumento di per sé è oneroso da usare, ci sono su n decine di mila di persone. Anche lì è ovvio che le persone attive sono molte meno che non tutti quanti, ok? È anche vero che gli SMS che ha mandato il vostro amico farai scrivere tantissima gente, ma che purtroppo, finché non partecipa, in realtà è poco utile, non solo alla struttura della piattaforma, anche perché abbassa di tantissimo il quorum per poi di alcune specifiche policy, se tanta gente deve partecipare. Tutti gli strumenti, sicuramente, come anche hanno detto i ragazzi, da usare con buon senso, ma questa cosa qua non credo che ci sia soluzione definitiva, ok? Se non che il buon senso deve esserci, poi evidentemente se non c'è è un grandissimo problema. È vero, forse si può anche risolvere con una mailing list, ma non lo vedo veramente realmente credibile come cosa, ok? Non è sicuramente lo strumento più adatto per prendere decisioni e fare passare delle proposte, ok? Gli RFC anche magari funzionano sicuramente, non però per esempio la questione che diceva lui per la conferenza stampa tra 5 minuti, ok, evidentemente. E a volte è ovvio che bisogna fare un mashup di tanta roba. E null'altro, vedo che lei ha già in mano il microfono, quindi sicuramente voleva dire qualcosa. Lascio io, giro la palla, perché volevo fare due domande io invece, nel senso che però il tempo non lo permette, però questo è un ponte verso
perché secondo me questa, ancora una volta, questo incontro di oggi ci dimostra di quanto ci sarebbe bisogno di metterci intorno a un tavolo e avere più tempo per lavorarci. E la domanda poi è un po' la stessa a tutti e due, più che una domanda è una richiesta. Abbiamo bisogno di consolidare, di sapere di più delle esperienze che fate, quindi io vorrei sapere questa piattaforma, i dettagli di questa piattaforma che il Movimento 5 Stelle sta usando, sta pensando di usare per la scelta dei candidati. Mi ponevo in questi giorni la domanda, perché questa è una domanda che gira, che mi hanno fatto, Liquid Feedback è appropriata per questa cosa? E ci sono degli elementi che mi fanno dire si potrebbe usare per questo, però è un po' un coltello usato in modo non appropriato. E allora mi piacerebbe sapere di più i dettagli su questo strumento, che non so se è quello di cui più volte è stato annunciato. Mi piacerebbe insomma sapere un po' di più concretamente come è fatta questa piattaforma. E rispetto alle varie consultazioni avrei un pozzo di cose da discutere nel merito. Tra l'altro poi vi dirò una cosa, sono l'attore di un invito a Milano da parte di una collega che insegna scienza delle politiche pubbliche, e non so se avete visto il suo dettagliato commento sulla valutazione del valore legale del titolo di studio che fece dettagliatamente, su cui avevamo discutiamo costantemente. La mia richiesta è, per favore, visto che ho il timore che questa esperienza, che con tutti i limiti chissà quanto dura, perché questo è il mio timore, lasciate i dati per favore, cioè lasciate traccia di queste cose, fate in modo che, quindi io vorrei sapere, anche qui sono tutte le domande, è vero che le due consultazioni sono molto diverse, ma il fatto del pubblico rispetto al privato è una cosa molto importante, anche cioè, tra quella della spending review e invece quelle fatte su un'idea scale. Io le vedo quelle fatte tramite mail, per certi versi più simili a tutte quelle segnalazioni di reporting che arrivano ai comuni e che poi vengono abbandonate lì, la buca della strada, e quindi avete un patrimonio informativo prezioso su cui credo che sia proprio importante non perderlo, insomma, nella speranza che non sia un anno e mezzo di esperimenti, ma che qualcosa dopo vada avanti. E quindi mi fermo qui semplicemente per dire che mi piacerebbe davvero avere occasione di poter entrare un pochino più nel merito di tutte le cose che avete in fondo solo accennato. E a Vittorio poi, i problemi che ponevi tu sono gli problemi che mi pone Anna Scavuzzo, che era quella lì in fondo, e che però, se da una parte avete assolutamente ragione, così, però dall'altra parte su dei pezzetti non è possibile non provare a fare qualcosa, perché io registro dall'altra parte che se non si fa qualcosa, quindi io rispetto alla loro, ai miei studenti che ieri guardando la consultazione mi hanno fatto l'elenco dei 20 problemi che hanno visto, e magari vi mando l'appunto perché gli ho, come compito a casa gli ho detto che dobbiamo mandarvelo, però cercando di farlo diventare delle proposte. Allo stesso modo dobbiamo, quindi da una parte assolutamente con voi, però dall'altra dobbiamo dei pezzetti consolidarli, penso per volta. Allora, chiudiamo. Rapidissimo commento, forse dopo aver modificato la carta stampata, il giornalismo, la produzione scientifica, forse è la volta buona che la rete sta entrando a mordere proprio i meccanismi della politica. C'è chi lo fa da tanti anni, come Fiorella, un po' solitariamente, chi ha cominciato recentemente, adesso abbiamo anche qualcuno che sta evangelizzando le stanze del MIUR su queste cose. Insomma, forse è la volta buona, ecco. No, non so, rispondiamo, abbiamo ancora 5 minuti. Sì. Posso? Grazie.
in pochi, però, io volevo rispondere dunque il detto che condivido la cosa finale. Poi purtroppo appunto in questo turbinio, per cui una volta che sei dentro l'istituzione poi comunque devi tutte le mattine essere alle tue quattro. Tra le cose su Facebook, che è una cosa orrenda perché è una piattaforma proprietaria, funziona, perché comunque io ho 6300 iscritti al profilo, tra profilo e iscritti al feed, e quindi comunque se metto le cose, chiedo delle opinioni, posso farmi un'idea, eccetera. Però questa non è democrazia, nel senso di, è una specie di sondaggio in tempo reale, per cui sicuramente non è cioè, bisogna andare molto oltre. Però devo dire, è già considerato un enorme passo avanti rispetto a tutto quello che c'era prima, per cui è anche molto apprezzato. Sulla piattaforma a livello nazionale, intanto preciso che io sono un utente, nel senso che non sono coinvolto nella realizzazione, e poi se volete parliamo anche un attimo del perché, della famosa questione, il Grillo non è eletto, Casaleggio non è eletto, se vi interessano queste cose ne parliamo un attimo. Tecnicamente è praticamente una piattaforma di blogging Movable Type 4, cioè una roba di 10 anni fa, che sta in piedi con lo sputo ed è stata pecciata negli anni, man mano che il blog di Grillo aveva sempre più successo, ed è stata talmente pecciata che sostituirla adesso diventa un problema, perché bisognerebbe avere i soldi, il tempo, eccetera, per investire in una sostanzialmente realizzazione ex novo di una roba intera. E sembra ridicolo dire che un movimento politico che è quotato come il secondo, partito in Italia non ha l'organizzazione per, ma noi essendo una rete orizzontale, senza soldi, senza organizzazione, eccetera, cioè il nostro staff centrale si riduce al tempo libero del signor Casaleggio e delle altre 2 o 3 persone che lavorano con lui e al tempo di Beppe Grillo, per cui loro hanno delle persone che lavorano, eccetera, ma non c'è ancora la struttura, e questo ormai finalmente è diventato un problema capito, per investire anche solo nella realizzazione di questi strumenti, e questo è sicuramente un problema. Tecnicamente questa roba è stata pecciata nel tempo, per cui tu ti registri, c'è una parte di registrazione, c'è un forum che ti permette di votare le idee degli altri, ci sono alcune feature tipo simile a quelle che facevi vedere tu prima, le ultime azioni che hai fatto, queste cose qui, è abbastanza elementare. La parte di voto dei candidati è quella che ancora non c'è, e arriverà all'ultimo momento, perché comunque, e questa è una cosa su cui non siamo ancora riusciti a... c'è una certa tendenza alla security by obscurity, per cui alla fine si dice, se io rendo noto tutto prima, sicuramente qualcuno che vuole andare in Parlamento si organizza per capire come girare le regole, cioè, che anche questo non è l'approccio giusto, però ci stiamo lavorando per cercare di far capire che questo non è l'approccio giusto. Però devo dire, appunto, poi avendo visto la realtà delle cose, capisco un po' più facilmente la paura a mettere in circolo tutto questo. Dopodiché c'è chi spiega invece queste cose con le teorie complottiste, ma in realtà vogliono controllare, cioè, c'è dietro qualcuno, cioè, e questo non lo so nemmeno io, ma lo scopriremo col tempo. E tecnicamente, per esempio, una cosa che non sappiamo è il sistema con cui si voteranno questi famosi candidati, cioè se sarà una preferenza tra preferenze, Condorcet, questa roba non è ancora stata definita. Però di solito quando si fa questo discorso, specie tra persone che parlano di democrazia, tutti dicono ma è uno scandalo, dovrebbe essere tutto discusso tra tutti, votate. Però questa roba finora ha eliminato uno dei peggiori punti di debolezza dei partiti, cioè il fatto che quelli che fanno le regole sono gli stessi che poi li subiscono. Cioè comunque se io andassi oggi a dire decidiamo tutti insieme le regole con cui fondiamo le liste del Parlamento, il risultato sarebbe che, come dicevamo prima, la maggior parte dei partecipanti alla discussione spingerebbe per la regola che permette a se stesso di candidarsi e agli altri di non essere candidati. Quindi separando la funzione di controllo e definizione delle regole e applicazione delle regole dalla funzione di essere soggetti alle regole facendo politica attiva, si è ottenuto quello che finora nessuno era mai riuscito a ottenere, cioè il fatto che ci siano delle regole che non vengono derogate immediatamente appena uno di quelli che partecipano ha un motivo per chiedere una deroga, e che comunque vengono mantenute con un certo rigore rispetto a quanto succede nei partiti. Dopodiché non lo so se questa è la scoperta del secolo, è una roba che non funziona perché domani magari il signor Beppe Grillo impazzisce e questa roba non funziona più, o lui la porta in una direzione che non va bene. C'è da dire che se questa roba veramente andasse in una direzione che non va bene più a nessuno, la gente magicamente sparirebbe, perché comunque non c'è nessuno che ci obbliga a fare politica dentro questa cosa. Per cui questa è la... Però che funzioni, che non funzioni, lo vedremo soltanto vivendo. Io ho già chiuso prima, quindi...